Grazie Presidente, io credo che questo Consiglio Comunale straordinario tanto sia utile di qualche risposta positiva anche del Sindaco l'abbia avuta, perché innanzitutto abbiamo chiarito nel ruolo deputato, cioè questo Consiglio, che nessun incarico, nessun accordo fino a questo momento è stato presentato ed esiste, per quanto ci ha detto, sull'area Pili. A questo consegue ovviamente che quando dovrà essere presentato il progetto, verrà presentato, bisognerà valutare secondo quella che è la normativa tecnico-urbanistica e quella che è la normativa Seveso nel suo complesso, se ci saranno i presupposti per procedere sulla base delle richieste date. Io alcune delle osservazioni fatte dal sindaco ovviamente le conosco bene, perché quando parla del marzo 98 dell'ordinanza Cacciari, così come la sentenza Montedison, costato per 550 miliardi di vecchie lire, non 521, perché erano 25-30 anni in contanti, conosco bene perché ero stato, diciamo, fautore sia di quegli interventi di disciplinamento che della sentenza Montedison che ha condannato il allora ministro delegati e ha portato a consistenti risarcimenti a favore dello Stato. E dico ancora, per quanto riguarda sempre Porto Marghera, che vedremo quando verrà presentato il progetto. Giustamente il sindaco dice deciderà il consiglio comunale, e peraltro noi facciamo già presente che sulla base delle normative urbanistiche, se qualcosa verrà presentato in area Pili, sarà estremamente difficile che le cose procedano in tempi rapidi, perché le norme vigenti prevedono delle modifiche con l'intervento degli istituti regionali, degli organismi regionali, modifiche al piano regolatore generale, modifiche al PAT, alle norme tecniche del PAT, proprio per quanto riguarda in particolare insediamenti ricettivi e commerciali e per quanto riguarda forme di intervento di impianti sportivi tipo i palazzetti. Quindi è una situazione estremamente complessa che va considerata, va dichiarata, va detta proprio per non vanificare poi aspettative, mentre ci sarebbero altre situazioni già previste dalle norme che consentirebbero di presentare immediatamente un progetto e di procedere senza avere gli ostacoli di natura urbanistica e di natura di rischio industriale Seveso che sicuramente si prospetteranno in questa situazione. Guardate, dico questo, poi c'è stato qualche intervento in senso etimologico deficiente, nel senso che quando si parla, in senso etimologico sottolineo, perché quando si parla di direttiva Seveso, quando si parla di zone a rischio, si parla di zona Marghera nel suo complesso e si parla di zone che sono comprese in tutti i provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e delle amministrazioni territoriali, comprese l'area dei Pili per gli effetti che queste possono produrre. Quindi per quanto riguarda la situazione di Porto Marghera nel suo complesso, guardate che noi crediamo che bisogna operare, bisogna fare. Noi abbiamo fatto di recente un incontro con tutti i sindacati, in particolare con Fion CGL, che ci raccontano della necessità di completare i marginamenti, le contaminazioni di aree banchine, di bonificare le zone che sono ancora a rischio, di evitare speculazioni impedendo cambi di destinazione d'uso delle aree libere o liberate, proprio perché va ribadita l'impostazione industriale di Porto Marghera. E anzi bisogna pensare a un rilancio industriale di Marghera, favorendo e imponendo degli investimenti sia da parte delle azioni pubbliche che da parte delle aziende private presenti sul territorio, proprio per impedire che alla fine si arrivi a questa cultura monotematica del turismo che tanti problemi crea certamente a tutti. Poi due parole volevo dire per quanto riguarda ancora quelle che dovrebbe essere la procedura. Guardate, questo lo dico nella massima tranquillità a tutti quanti. Se si va un attimo a leggere, non dico a studiare, a approfondire particolarmente, quello che è l'insieme della normativa Seveso, tra l'altro la Seveso 3 del 2015, che non è ancora stata attuata da nessuno, perché abbiamo ancora i piani di sicurezza sulle zone a rischio del 2011, ci sono degli interventi ancora più rigidi, più seri, più precisi, che prevedono, tra le varie altre cose, i vari interventi tecnici, anche un aspetto molto importante del quale fino a questo momento non si è ancora parlato, si è parlato in misura limitata.
Guardate che nella direttiva, nella normativa Seveso 3 si parla molto espressamente e dettagliatamente della necessità, dell'obbligo giuridico di informazione al pubblico e accesso all'informazione, così come si parla di instaurare le procedure necessarie all'articolo 24 per una consultazione pubblica e per una partecipazione al processo decisionale. Queste normative esistono, vanno assolutamente seguite, proprio perché vogliamo evitare che in quelle zone a rischio indicate dalle prefetture, come dicevo nel mio primo intervento anche nel 2011, si arrivi a situazioni che possono coinvolgere l'incolumità pubblica. Guardate, lo ripeto perché rimanga agli atti di questo Consiglio Comunale, il confine dell'area massima certamente, ma comunque dell'area da considerare complessivamente esposta al rischio effetto domino, come scritto in questo piano della prefettura, si parla di un confine che arriva fino al Ponte della Libertà e quindi comprende certamente l'area di Pino. Quindi questo, di queste situazioni dobbiamo fare molta attenzione, così come, e su questo non sono d'accordo con quello che ha detto il sindaco e voglio smentire sul punto, bisogna stare attenti a quello che succederà sul tema ricordato dal sindaco, e per questo lo riprendo, non per altro, delle grandinate, perché guardate, guardi signor sindaco in prima persona perché leggerà certamente gli atti di questa seduta, guardi che non si è deciso nulla nel cosiddetto comitatone che c'è stato alla fine dell'anno scorso, perché lì c'è stata una presa d'atto che non costituisce alcun provvedimento di tipo amministrativo. La presa d'atto non esiste in diritto, non decide niente, tutto è ancora in sospeso, perché la proposta che è stata fatta di Malamocco, zona industriale nord marittima, è assolutamente inattuabile e si scontrerà con i rischi già segnalati da tutte le autorità. Quindi, diciamo, concludo, procediamo secondo quelle che sono le normative urbanistiche, di sicurezza dei rischi industriali, pensando all'attività industriale di Porto Marghera e pensando che i cittadini hanno diritto di essere informati e che comunque le procedure impongono una consultazione negli organismi rappresentativi dei cittadini.